Per il narcisista la caccia incessante di ulteriori vittime è un lavoro a tempo pieno ed estenuante. La vittima fornisce al narcisista una sensazione di potenza e autostima che gli permette di sentire qualcosa di simile a ciò che proviamo noi quando viviamo serenamente. Il narcisista può usare complimenti, fama, adulazione, adorazione oppure anche il potere di instillare la paura. Per il narcisista è essenziale per il suo equilibrio mentale come l'alcol per un alcolizzato o la droga per un drogato. La fame per il narcisista, come tutte le dipendenze, è insaziabile, richiede un impegno che dura per tutta la vita. La dissonanza cognitiva è uno stato predefinito dalla sua mente, di modo che ha bisogno di utilizzare una copiosa quantità di energia mentale nel compito impossibile di sostenere una pienezza di distorsioni della realtà. Diciamo che loro devono credere di non essere scarsamente limitati a livello di sviluppo emotivo rispetto agli altri, devono credere che sono gli sfortunati sottoprodotti di una mente superiore. Quando adulto si crede e si immagina di essere impeccabile, unico e bello, senza alcun riguardo per i fatti. Invece che lavorare per raggiungere l'eccellenza morale, loro si vedono il top, non importa quanto siano meschini, crudeli e incompetenti, loro sono perfetti. Anche se in realtà temono le critiche, sa di fatto che lo sviluppo emotivo del narcisista raramente supera quello di un bambino di 2 anni. Quando togliamo i suoi costosi beni materiali, il suo abbigliamento, il suo credersi unico, tutto ciò che rimane è una imitazione a basso costo di una personalità umana, spiritualmente povera e quindi incapace di dare e sperimentare l'amore vero e il piacere di una vera compagnia. Ridefinire i vizi come virtù e trasformare le carenze in distintivi d'onore 24 ore su 24 potrebbe sembrare inconcepibilmente difficile, tuttavia è fattibile per un narcisista. Ed è qui che entriamo noi vittime. Finché ci troviamo nelle immediate vicinanze di uno di loro, cercheranno di scaricare le loro fantasie contraddittorie proprio su di noi. Portare il peso della menzogna è molto più facile quando riescono a convincere altre persone a sostenerli. Mettendosi e ponendosi costantemente al centro dell'attenzione, alla ricerca di complimenti, vantandosi dei propri successi, per farsi notare con la sua genialità, offendendovi palesemente con frecciatine avvelenate, mascherate da barzellette. I narcisisti trovano sempre un modo di riportare la conversazione su di loro affinché i pilastri del loro ego restino ben alti, perché la metafora più appropriata di quella del mitico vampiro è socialmente percepito come bello, simpatico, educato, rispettabile. Inoltre, come il vampiro, è in grado di abbassare le difese del suo bersaglio con il suo fascino superficiale, con i suoi modi apparentemente cortesi, oppure provocando invidia. Quando le persone percepiscono qualcuno come rispettabile, si rendono più facilmente manipolabili. Al di sotto di questa facciata seducente, tuttavia, c'è un vuoto cosmico di bisogni insoddisfatti, laddove dovrebbe esserci un considerevole senso di sé. Come il vampiro, attinge sostentamento dal sangue della sua vittima per soddisfare i suoi bisogni. Sta di fatto che quando parlate con un narcisista per 10 minuti di seguito, fatto incredibile, perché un narcisista raramente manifesta curiosità nei confronti di qualcuno diverso da lui stesso, potete finire per sentirvi veramente esausti. In questa interazione sentiamo la vitalità risucchiata da noi e sperimentiamo per un momento ciò che il narcisista evita di sentire dentro di sé. L'insopportabile ricerca di attenzioni ha in realtà l'effetto opposto rispetto a quello desiderato. Piuttosto che rendere la persona più attraente, la rende più brutta.
i sentimenti delle vittime che sono state oggetto di abuso narcisistico vanno convalidati. Se siamo stati cresciuti da genitori narcisisti, è probabile che tali comportamenti negativi siano stati normalizzati da molti e quindi resi invisibili. L'obiettivo dei miei video è quello di aiutare a rendere visibili molti comportamenti che la maggior parte delle persone è stata addestrata a non vedere. Perciò, se avete bisogno di aiuto, chiamatemi, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com per vedere tutto ciò che purtroppo i nostri occhi non vedono, le nostre orecchie non vogliono sentire, perché purtroppo questa è la condizione nel quale il narcisista ci porta. Un bacio a tutte e al prossimo video.